bianco e leggero sopra i tetti della Cappella Sistina, luogo delle adunanze cardinalizie. Habemus Pontificem. Dalla famiglia d'origine riceve una grande impronta di vita spirituale, secondo la cultura di una terra che esprime da sempre un legame profondo con la fede cristiana e con la Chiesa. Damiano, eccoci. Non vedeva l'ora di arrivare da te. Non rinuncerebbe per niente al mondo ai tuoi insegnamenti. Poi qua si sente a suo agio, non è vero? Non sai quanto ne sono contento. Achille ha cuore e cervello. Sarà un uomo dotato di enorme spiritualità. Su, adesso andiamo. Il mondo evolve soprattutto grazie a uomini così, uomini in grado di cavalcare la modernità senza esserne disarcionati. Signori, grazie per essere accorsi con tanta sollecitudine. Prego, accomodiamoci. Noi daremo a quei lavoratori la dignità di una vera abitazione, ma nel contempo questo lembo di terra dovrà subire una trasformazione radicale. Ci dedicheremo al restauro di Santo Stefano degli Abissini. È un gioiello e dovrà tornare al suo splendore originario. Non abbiamo bisogno di annunciare a voi, venerabili fratelli, gli avvenimenti che in questi ultimi tempi hanno avuto luogo in questa nostra sede episcopale romana e in tutta Italia, che hanno avuto così larga e profonda ripercussione in tutto il mondo e più sentitamente in tutte le singole diocesi dell'Italia e del mondo cattolico. Infine, un'altra cosa sublime può capitare, che nel contemplare l'immensità e la bellezza degli spettacoli che dalle sublimi vette si aprono sotto il nostro sguardo, l'anima nostra si elevi facilmente a Dio, autore e Signore del creato.